Parlando proprio di nuove forme di massa, come interpreterebbe oggi Canetti la massa virtuale che vive in internet e sui social network? Eventualmente quali paralleli potrebbero esserci con una massa aizzata in alcuni casi? E Sì. Questo soprattutto, è una forma della massa, quella di internet? è un problema che nei miei rapporti con gli studenti viene fuori quasi sempre. Spessissimo gli studenti mi fanno una domanda di questo genere. C'è anche chi ha provato, a scrivere delle tesi in questa direzione. In effetti, qui abbiamo a che fare con un inevitabile limite cronologico di Canetti. La lunga vita di Canetti arriva abbastanza vicino a noi, muore nel 94, e però chiaramente non arriva alla piena esperienza di fenomeni che sono in realtà recentissimi. A volte noi perdiamo quasi la consapevolezza di quanto sono recenti certi fenomeni diventati per noi del tutto abituali, per esempio l'uso dei cosiddetti social. Pochissimi anni, in qualche modo è come se ci fossero da sempre, ci siamo quasi fatti questa idea che siano il normale panorama dell'esistenza umana, ma insomma, chi non è giovanissimo si ricorda bene che c'erano delle epoche, e non stiamo parlando del Medioevo, in cui non esistevano i cellulari, in cui il computer era una cosa rara e strana, o addirittura non esisteva ancora, se andiamo un po' più là, e che certi strumenti di comunicazione di massa che oggi sono esperienza quotidiana di quasi tutti semplicemente non esistevano. Canetti non ha fatto esperienza di questi fenomeni e quindi è chiaro che non ne parla. Però questo non significa che in un certo senso non siano implicitamente presenti nel suo pensiero. Accennavo prima alla massa aizzata. La massa aizzata è appunto la massa che esercita la violenza collettiva. Questa violenza può essere diretta, quindi proprio cruenta, per esempio in un linciaggio, ma può anche essere molto indiretta, quindi asettica, apparentemente incruenta. E lui fa riferimento alla pena di morte. La pena di morte, anche quando viene inflitta nelle forme più istituzionalmente depurate dagli aspetti più brutali, quando è qualcosa che viene svolta da un funzionario secondo regole ben precise e in una situazione di quasi completa segretezza, senza quindi una partecipazione di massa, è ugualmente un fenomeno di massa. Si è tratta in questo caso di masse, lo stesso Canetti usa questo termine, virtuali. La massa non è fisicamente presente, la massa non esercita fisicamente la violenza, però la violenza ottiene un consenso di massa e questo consenso di massa è la causa necessaria della violenza stessa. E quindi chi di fronte all'uccisione, per esempio sotto forma di pena di morte, esprime un'adesione, è esattamente come se avesse ucciso, ha partecipato ad una massa violenta, anche se è stato semplicemente in poltrona a leggere il giornale, in cui si raccontava appunto l'avvenuta esecuzione capitale di un vero o presunto criminale. Il fatto stesso di assentire, il fatto stesso di dire sì, hanno fatto bene, o il fatto stesso di non sentire il bisogno di esprimere un rifiuto, significa aver partecipato a un'uccisione, aver partecipato più genericamente ad una persecuzione. Quindi anche nel momento in cui io, non partecipando ad un fenomeno persecutorio e persino essendovi individualmente contrario, in qualche modo lo accetto come normale, come qualche cosa che è così, come qualche cosa che non si può fare a meno che ci sia, beh, io in un certo senso è come se stessi tirando pietre a qualcuno che stiamo lapidando, come se stessi provocando la morte di qualcuno. Da questo punto di vista potremmo tranquillamente dire che il testo canettiano, anche se non ne parla direttamente, ci autorizza a dire che i fenomeni di persecuzione che tanto spesso sono presenti nei social sono fenomeni di massa aizzata, veri e propri. Quindi effettivamente possiamo utilizzare strumenti concettuali canettiani anche in riferimento a fenomeni che lui non ha trattato direttamente. Però c'è effettivamente una continuità molto riconoscibile, sono fenomeni di quel tipo.
Non si tratta di qualche cosa di completamente nuovo, si tratta di un modo certamente tecnicamente molto nuovo di fare qualcosa che però è vecchio quanto l'uomo e persino più vecchio di lui, dare la caccia a qualcuno. Ma l'uso dei social network sta sublimando, potrebbe sublimare il fenomeno della massa? E delle sublimazioni dei fenomeni di massa sono effettivamente possibili e Canetti stesso riconosce il loro valore e la loro importanza. E qui vorrei fare riferimento a come Canetti considera il fenomeno della guerra. Nel caso della guerra, Canetti riconosce che oltre alla guerra vera e propria, la guerra con cannoni e carri armati, la guerra in cui si ammazza e si muore, ci sono altre forme della guerra. E che queste altre forme della guerra, simbolizzate, rappresentano in un certo senso un superamento della guerra stessa, pur essendo ancora dentro alla sua logica. Un esempio a cui Canetti dedica pochissime pagine, ma è comunque un esempio estremamente importante, è quello del sistema parlamentare. Canetti non usa mai nel suo testo la parola democrazia, non perché sia contrario, ma perché evidentemente ha una implicita, ma chiara diffidenza nei confronti delle utilizzazioni apologetiche, enfatiche, ipocrite di questo termine. Lui comunque parla di sistema parlamentare e come lo descrive? Come una guerra vera e propria. Ci sono due masse che confliggono tra di loro. Si tratterà di partiti politici o di coalizioni di partiti politici, comunque un rapporto amico-nemico. Noi loro, noi contro loro. È una guerra vera e propria, Canetti questo lo dice esplicitamente che è una guerra, però non è una guerra come le altre, perché pur avendo la stessa logica di fondo della guerra, la logica, come lui dice, della massa doppia, amico-nemico, riesce a fare una cosa importantissima, cioè riesce a fare la guerra senza uccidere. È possibile fare la guerra senza uccidere, cioè è possibile rendere la guerra un comportamento simbolico. Nel sistema parlamentare si tratta di una prova di forza in cui ci sarà un vincitore e un vinto, ma il vinto non viene ucciso, non subisce nessuna diminuzione del suo numero. Canetti sottolinea l'aspetto numerico. Gli sconfitti, tanti erano prima della sconfitta, altrettanti sono dopo. Non c'è nessuna diminuzione di numero, quindi non c'è nessuna forma di uccisione neanche metaforico simbolica, non c'è per esempio una esclusione, c'è semplicemente la momentanea attribuzione di una superiorità a chi in una prova di forza si è dimostrato il più forte, ma la cosa è perfettamente riconoscibile per due motivi fondamentali, perché il vinto non ne subisce nessun danno reale, cioè la sua forza resta intatta. E quindi c'è una potenzialità di far crescere questa forza e quindi c'è la costante provvisorietà della vittoria dell'avversario. Io posso accettare di essere stato sconfitto perché comunque la mia sconfitta non mi indebolisce e perché non mi impedisce di vincere in futuro. Nello stesso tempo c'è stato un conflitto chiaro da cui è chiaramente emerso un vincitore e un vinto. E questo risulta numericamente, quindi è un dato oggettivo, non discutibile. E questo consente, per esempio, di attribuire a qualcuno il governo, senza che questo comporti nessuna forma di violenza. Quindi potremmo dire che il sistema parlamentare è una lotta, non proprio per il potere in termini canettiani, ma certamente per l'autorità o per il governo, diciamo pure per la supremazia, se vogliamo usare un termine più generico, ma è una lotta che non comporta nessuna forma di violenza, neanche di carattere metaforico, perché comunque il vinto non si trova in nessun modo ad essere sottomesso o umiliato o costretto. E quindi qui abbiamo una forma della guerra che è nello stesso tempo un superamento della guerra, una guerra che, mentre la guerra è sempre una vittoria della morte, in questo caso è una vittoria contro la morte. Chi è il vero sconfitto in una competizione, diciamo pure democratica, anche se lui non usa in questo termine? Il vero sconfitto è la morte. Tant'è vero che la sua definizione di sistema parlamentare, ma io preferisco dire democrazia, a differenza di lui, è l'espulsione della morte dal terreno della decisione politica,
decidere senza uccidere. E questo è estremamente importante, ma Canetti arriva anche oltre. Per esempio, parla delle competizioni sportive come una forma di simbolizzazione della guerra, che in qualche modo è un superamento della guerra. Che cos'è un'Olimpiade? Se ci riflettiamo, è una guerra mondiale. Ci sono delle nazioni che gareggiano le une con le altre allo scopo di ottenere una supremazia. Però non c'è nessuna forma di violenza e la vittoria si manifesta non in termini di territori conquistati o di popolazioni sottomesse, ma in termini di medaglie vinte. Quindi non succede nulla in sostanza, ci sono semplicemente dei complessi e raffinati giochi simbolici che consentono però in qualche modo di gestire la conflittualità permanente, la permanente competitività delle nazioni in un'ottica in cui alla fine, diciamo pure così, nessuno si fa male e in cui si riesce in qualche modo a vivere l'ebbrezza della supremazia senza aver fatto realmente male a nessuno e senza che nessuno debba realmente sentirsi sconfitto, umiliato. Possiamo avere una conflittualità all'interno di una dimensione di condivisione pacifica. E ancora, sebbene qui il discorso evidentemente già sia meno pacifico, è la competizione economica tra nazioni. È una forma della guerra senza l'utilizzazione diretta della violenza, quindi senza fare, almeno direttamente, dei morti. E in tutti questi aspetti Canetti li collega ad una grande trasformazione, che non è soltanto una trasformazione tecnologica, è una trasformazione antropologica. L'avvento dell'arma nucleare, che nel momento stesso in cui crea la possibilità tecnica della distruzione universale, finisce però per paralizzare di fatto la violenza distruttiva e quindi per spingere la guerra verso forme di simbolizzazione, in una situazione in cui il confronto cruento, perlomeno a livello di superpotenze, non sarebbe possibile perché porterebbe alla distruzione universale. C'è anche un altro aspetto nel momento in cui parla delle identità nazionali, che è uno degli aspetti più interessanti del suo discorso, e Canetti, come tanti altri, chiaramente non è una sua scoperta, vede nella costruzione nazionalistica un fortissimo alimento della guerra, però vede un elemento di speranza nel fatto che le identità nazionali sono delle costruzioni estremamente mobili, che i simboli intorno a cui si costruisce una nazione sono dei simboli che variano storicamente. E proprio questa possibilità di trasformare i simboli implica una possibilità di superamento della distruttività. Se le identità nazionali fossero delle identità inscalfibili, eterne, e allora avremmo anche una eternità del conflitto, ma sono delle costruzioni sempre mobili, delle costruzioni che possono sempre essere messe in discussione, che cambiano sempre e nessuna di esse riesce ad essere abbastanza rigida da poter esercitare fino in fondo una distruttività totale. Quindi questo lo dice esplicitamente, è un elemento di speranza. Arriva addirittura a dire: se non ci fosse questa mobilità dei simboli, non ci sarebbero speranze per l'umanità. Se la logica del potere è quella di crescere e sopravvivere, che legame scorge, se lo scorge, con quella dell'ideologia dell'homo economicus, in cui c'è un continuo inasprimento della competitività e un anelito alla crescita smisurata? Beh, qui c'è un aspetto molto importante e molto originale del discorso canettiano. La questione è un po' complessa perché mette in rapporto le forme più antiche della società umana, quindi sostanzialmente l'uomo preistorico, con aspetti molto più avanzati nel tempo e che arrivano fino ad avere un'importanza centrale nel mondo contemporaneo. In particolare Canetti stabilisce un nesso strettissimo tra le mute, con questo termine lui indica i più antichi raggruppamenti umani propri appunto dell'uomo preistorico e ancora molto simili a forme di socialità animale, e le religioni, sia le religioni primitive ma anche le grandi religioni, le religioni universali, le religioni che
hanno ancora un ruolo importante nel mondo contemporaneo. Per esempio, parla molto dell'Islam, tanto per fare un esempio. Ma l'aspetto che, in riferimento a quello di cui stiamo parlando, ci interessa è un altro. Canetti identifica un tipo di muta, quindi un tipo di raggruppamento umano primitivo, che chiama muta di accrescimento. E a questa forma di socialità collega le religioni di accrescimento. Muta di accrescimento è sostanzialmente quel complesso di attività, perché si tratta comunque di concetti dinamici. Una muta è un gruppo di uomini che fa una cosa specifica che mira a un determinato tipo di problematiche. In questo caso abbiamo a che fare con un gruppo di uomini che cerca di reagire alla condizione di penuria, sia a livello anzitutto del proprio stesso numero. Si è troppo in pochi per poter resistere efficacemente ad un ambiente ostile. Ma nello stesso tempo, oltre ad essere in pochi, si hanno anche relativamente poche risorse per avere una vita sicura. Quindi la muta di accrescimento è la muta che cerca in qualche modo di far crescere le risorse vitali. Da un punto di vista reale, per esempio attraverso l'accumulazione di cibo, attraverso la coltivazione della terra, sia in forme simboliche, per esempio attraverso i riti di fecondità o attraverso i rituali totemici. Ma a questa dimensione si aggiunge l'aspetto religioso. Ora, certamente, a livello religioso possiamo identificare anche in questo caso delle forme primitive. Appunto, abbiamo parlato di rituali totemici, abbiamo parlato di riti di fecondità, alcuni aspetti possono arrivare persino fino al cristianesimo o altre religioni tuttora di importanza centrale. Ma a questo proposito Canetti si fa una domanda che è molto interessante, e cioè quale sia effettivamente la nostra religione oggi. E quando noi ci facciamo questa domanda, e ce la facciamo sempre di meno e ci sarà un motivo, tendiamo a dire, se parliamo di noi europei, beh, insomma, noi siamo cristiani, perlomeno culturalmente, anche quando non aderiamo effettivamente ad una qualche forma di cristianesimo fra le tante esistenti. Ma Canetti dice no, guardate che questa è un po' un'illusione. È un'illusione che deriva dal fatto che noi siamo abituati ad una definizione abbastanza limitante di religione. C'è un rapporto col sacro, un rapporto col divino, ma la religione va vista in un'ottica più allargata. La religione in fondo è l'assunzione di un compito infinito e quindi di un compito impossibile, ma che nello stesso tempo viene visto come compito necessario, come l'unico senso possibile dell'esistenza. La religione è lo slancio verso l'impossibile, è il tentativo di fare qualcosa che non può essere fatto. Rendersi immortali, rendersi santi, rendersi perfetti, rendersi divini. È la forma religiosa che oggi esprime più specificamente la nostra dimensione, è una forma religiosa che noi non chiamiamo più religione, che quindi non classifichiamo all'interno del concetto di religione, ma classifichiamo in un'altra dimensione che ci sembra molto più neutra, molto più oggettiva, molto più realistica. Noi la chiamiamo economia, ma Canetti dice, guardate, è la nostra religione quella. Non è attività tecnico-produttiva, non è applicazione dell'ingegno umano alla produzione di beni, è il tentativo di creare ricchezza infinita, è il tentativo di realizzare un consumo infinito e quindi è il tentativo dell'impossibile. È uno slancio autenticamente metafisico, è uno slancio che va oltre le possibilità immanenti dell'esistenza umana. Quindi, in un certo senso, presuppone il miracolo, come tipico delle religioni. E appunto, la nostra religione attuale è quella religione di accrescimento che noi chiamiamo, per esempio, economia di mercato.
Ora è interessante notare come in quest'ottica, che per molto tempo è stata un'ottica stravagante, sostanzialmente isolata, è un'ottica a cui stanno arrivando molti altri. Ci sono ormai degli economisti veri e propri, economisti di mestiere, che cominciano a dire qualcosa di molto simile. Che cos'è il capitalismo o il tardo capitalismo dell'epoca post-industriale? È una forma religiosa. Ormai cominciano a dirlo anche degli economisti critici naturalmente, per esempio Piketty. E questo è effettivamente molto interessante. È un aspetto che effettivamente può mettere in luce non soltanto un aspetto centrale del nostro tempo, ma può anche far vedere come quella che per noi è la realtà indiscutibile, che cos'è il mondo, mercato, è in realtà una costruzione metafisica che noi proiettiamo su una realtà che in sé sarebbe completamente diversa, ma che non siamo affatto in grado di riconoscere perché abbiamo comunque quell'ottica, e quell'ottica è in qualche modo doverosa, indubitabile. Noi non dubitiamo della verità del mercato, così come un tempo non potevamo dubitare della verità di Dio, dell'insegnamento della Chiesa, del fatto che la Bibbia ci dava la chiave per l'immortalità e così via. Non è affatto una dimensione più realistica delle precedenti, è una dimensione di impossibilità, una dimensione di soprannaturalità in un certo senso, quindi una dimensione di scacco. Così come la vita non potrà mai rendersi immortale, sebbene noi da millenni ci costruiamo delle rappresentazioni religiose di immortalità, così non sarà mai possibile la ricchezza assoluta e infinita, sebbene noi assumiamo come naturale un sistema economico che in definitiva implica che tutti gli anni la ricchezza mondiale deve crescere e che questo deve andare all'infinito e quindi postula la possibilità di una ricchezza infinita. Evidentemente non è possibile. Questa evidente impossibilità noi non l'assumiamo, proprio perché la nostra non è un'ottica realistica, un'ottica esperienziale. Il mercato non è qualcosa che noi viviamo, il mercato come ce lo rappresentiamo, è qualche cosa che ci immaginiamo, qualche cosa più esattamente in cui abbiamo fede. E si tratta di una dimensione religiosa vera e propria, anche se poi non ci sono sacerdoti, anche se poi non ci sono templi, anche se poi non ci sono sacrifici in forma rituale, in altra forma forse invece ci sono.